Oggi giocheremo a Minecraft, ma in realtà il nostro Minecraft sarà chiuso. Questo è perché hanno ricreato Minecraft su Google, su qualsiasi browser noi vogliamo utilizzare. Feci già un po' di tempo fa un video su questa roba, ma l'hanno migliorata e hanno creato tantissimi server. E visto che siamo in periodo natalizio, perché non farci un regalo? Ed eccolo qui, signori, Eaglecraft. Ora vi mostro tutto, è letteralmente Minecraft, ma dentro Google Chrome. Come vedete, io ora sono dentro il mio browser, non ne sto utilizzando qualcuno a caso. E possiamo mettere qualsiasi nome che vogliamo o qualsiasi skin che vogliamo, ma ce ne sono anche di base alcune. E si possono mettere anche robe meme, tipo un uomo maiale. Io, visto che assomiglia alla mia skin, direi di mettere... No, non questa. Direi di mettere questa, cioè con lo smoking. E come nome ci mettiamo Domi Google. Perché sì, perché sì. E come vedete, signori, io qui già ho preparato una lista di server che possiamo andare a giocare, in modo tale che lo possiamo un po' provare insieme. In descrizione vi lascio i due link principali, ma per restare aggiornati sempre dentro il mio Telegram vi ho lasciato tutto, quindi basta che vi unite. Anzi, ho una sfida per voi. Voglio vedere chi è in grado di giocare a questo Minecraft nel posto più assurdo. Che sia a scuola, che sia, non lo so, da qualsiasi parte assurda. A casa della nonna, a casa da qualche parte, al lavoro, nella canonica, in chiesa. Voglio vederlo, quindi mi raccomando, fate una foto e taggatemi su Instagram. Vediamo chi vince questa sfida. Questo, per esempio, mi sembra molto che sia la versione di questo gioco. Oddio, sto cadendo nel vuoto all'infinito. Ma questo server è tutto griffato. Oddio, che server ho scelto? Mi devo registrare. E come vedete, la password, mettiamo Paolo. Perfetto. Come vedete, sto letteralmente giocando a Minecraft. Cioè, non è una versione simile. Ok, sto proprio giocando al vero Minecraft, che è stato ricreato però su Google. Possiamo andare a cambiare anche le impostazioni. A questo punto io mi metterei le stesse impostazioni che ho proprio anche sul mio Minecraft. La corsa ce l'ho con lo sprint, non la metterei con il control. Perfetto. E come vedete, signori, siamo in un facsimile di quello che è i Pixel. E io qua vedo che ci sono le bedrooms. Che fare? Le vai a provare? Le vai a provare per forza? Guarda, hanno copiato la lobby di Pixel. Io non ci sono entrato in questo server prima per provarlo, eh. Sto vedendo tutto ora. Certo che devo dire che, però, questo server è un po' fatto, mamma mia, eh. Tra l'altro anche qui si possono utilizzare, volendo, le texture pack. Si possono utilizzare i client. Ci sono un sacco di cose del genere. E io a sto punto mi butterei in una bedrooms in solo. E infatti ci sono quelli là che si sono messi la skin meme. C'è quello lì con la skin zombie, quello lì con la skin da maiale. No, vabbè, no, vabbè, ma assurdo. Ma che roba sto vedendo? Ma è incredibile. Ed è completamente... Oh, aspetta. Per sbaglio ogni tanto apro le robe di Google. E hanno rifatto proprio le bedwars. Cioè, sono fatte proprio paro paro. Raga, e io vi ripeto che non ho scaricato nulla. Quindi questo significa che, volendo, siete su un PC lontano da casa, siete in giro da qualche parte, questa roba si potrebbe utilizzare, volendo, a scuola anche. Anche se in realtà, cioè, non, se la professoressa vi sgama, ok, non ditelo che è colpa mia, perché io ve l'ho detto di nascosto. Io ve l'ho detto per stare tranquilli tra di noi, quindi voi nel dubbio non glielo dite. Mi raccomando, mi sto fidando, zi, tu non gli devi dire nulla. E la cosa che a me più piace è che è proprio Minecraft. Cioè, non è un facsimile di Minecraft. Non è che appunto stai giocando a quei giochi tutti quanti scrausi, no? Che hanno quelle robe tutte quante strane. No, no, tu stai giocando al vero Minecraft. Cioè, niente brutte copie. Qui soltanto roba reale. Anche perché sarebbe stato un po' una scammata se io mi avessi detto che fosse stato Minecraft, ma sarebbe stato un gioco a caso, no? Cioè, guarda qua, sto giocando proprio a Minecraft. Tì, Manuel Travesti. Tra l'altro mi sa che questo qui è anche un ragazzo italiano. Il server non sta laggando proprio a livello di connessione, quindi si riesce a giocare anche bene. E secondo me sta roba è una vera perla, è una vera chicca. Io ve l'ho detto, ho già preparato una lista di server che vi ho rilasciato su Telegram. E io mi chiedo a questo punto come sia possibile. Cioè, come hanno fatto a ricreare tutto quanto il gioco e metterlo online? Cioè, comunque stiamo parlando di un gioco intero, che potrebbe sembrare una roba da nulla, ma se ci pensate, cioè, noi per giocare per esempio a questo Minecraft dovremmo installare la versione, dovremmo quindi prima scaricare l'installer di Minecraft, poi scaricare la versione sul PC e poi dopo tutto questo metterci effettivamente a giocare. Invece qui, quanto ci ho messo? Il tempo dell'intro, 15 secondi per avviare Minecraft, e ho potuto giocare direttamente. Cioè, ci mette anche meno tempo del Minecraft reale, perché
perché non ha bisogno di installazioni, non ha, anche ad avviarsi non ci mette nulla. E poi vuoi mettere che sono un pro player della Bowers, mamma mia quanto sono bravo. E ho visto dei video di persone che giocano a questo Minecraft con le texture pack, con i client, quindi è anche moddabile. E tutto questo sempre senza scaricarlo effettivamente sul tuo computer, cioè è assurdo. Sarebbe fighissimo pure riuscire a vincersi questa Bedwars a questo punto. Oh, qua c'è un letto? Ok, no. Sono rimasti soltanto in due con il letto. Io e un altro team. Ah no, in tre. Ora non avrete sicuramente i migliori server al mondo come opzione per poter giocare, ma potete giocare con i vostri amici perché ci sono anche delle survival. Oppure potete giocare ai minigame perché come vedete, io tempo 10 secondi e sto effettivamente giocando ad una Bedwars. C'è l'arco. Oddio, è la skin da zombie. Oddio, che pazzo. Volevi. Arrivederci. Si va qua e si rompe il letto. Cioè ha anche delle robe in più rispetto al Minecraft normale, perché questa roba il Minecraft normale non ce l'ha. Anzi ce l'aveva ma nelle versioni tipo per la Xbox, cose del genere. Invece questi sono riusciti ad importarlo in questa versione. Ok, sono rimasto contro soltanto un team. Io mi raccomando, devi lasciare un like perché chi ti porta sta roba? Non ne parla nessuno. E ti vince pure la Bedwars. Ti fa anche la partita della vita. Mentre nel frattempo che te lo racconta. No, mi hanno tirato una fireball. Mi hanno tirato una fireball e niente. Mi si era tipo levato il full screen. Nello scorso video che avevo fatto su questo Minecraft avevo giocato soltanto ad un server che ora è in manutenzione. Quindi è per questo che ho deciso di fare una lista e di postarvi anche il sito della lista che hanno creato, perché in modo tale che potete sempre guardare che server ci sono e tutte cose del genere. La cosa che più mi piace è che non è un facsimile di Minecraft, ma cioè lo riconosci che è quello lì vero. Anche se fai anche se premi F3 ti mostra appunto questa versione di Minecraft, la Eagle. La Eagle. Questo però mi sembra bravo. Tra l'altro potrei... è appena caduto da solo. Ok, come non detto. Però c'ha effettivamente la skin. C'ha la skin. Se dobbiamo fare un ragionamento, la Ciccio Gamer, che so tutti i ragionamenti miei, lui c'ha la skin rispetto agli altri che c'hanno la skin a caso. Quindi è uno che ci ha perso lì un po' di tempo a prepararsi tutte le cose. Potrebbe essere un po' un player pazzo. Hi bro, di dove sei? Vediamo se mi risponde. Io voglio provare a fare amicizia. Ho un sacco d'oro. E che fai? Non te lo fai l'arco? E te lo fai per forza? Dai, sì, l'arco ci sta. Oh, sta venendo da lì. Oh, ma le fireball ti mandano lontanissimo. Ok. Ti ammazzo. Cioè io volevo fare tutto quanto. Ah, GG, pensava di aver vinto. Ehi, ma mi stai un po' sottovalutando. Mi stai effettivamente un po' sottovalutando se pensavi di aver già vinto così, però scusami. Cioè, ok tutto, mi hai rotto il letto, sei stato bravissimo, sei la persona più forte del mondo, però anche con calma. Mi sembra di aver visto che lui non si è fatto potenziamenti per l'armatura. E io invece... Ah no, invece sì, ce li ha. Perfetto, lo abbiamo ucciso di nuovo. E così arriviamo dentro la sua base, perfetto. Grande fireball che rompe la bardatura. Grande mela prima. Lo dobbiamo uccidere di nuovo e poi gli facciamo il letto. Perfetto, t'ho scombato. Distrutto. Pro playing di Minecraft Google. Sto eseguendo il gaming pazzo. Vieni. Pensavi di potermi battere così? No, dove vuoi scappare? Grande fireball. E mamma mia, prima Bedwars e prima vittoria. Guarda l'acqua, anche primo in kill, 9 kill, l'ho dominata. GG, che figata. Andiamo a vedere cos'altro c'è in questi server. Hanno una hardcore, hanno una one block. Hanno anche una skyblock e hanno anche le skywars. Quindi su questo server devo dire che c'è veramente un bel po' di roba. Se qualcuno appunto vuole giocare, vuole divertirsi. Ma non ho mai giocato una one block. Non credo neanche in realtà di essere in grado di giocarne una. Però ho appena creato la mia isola. E quindi sì, alla fine è una one block. Effettivamente sta facendo quello che fa una one block. Cioè rompi e ti dai i blocchi. Non ho messo lo shift e sono caduto. Sono curioso di sapere, ma si perdono le cose sulla one block se muori? No. No, non le perdi. O almeno in questa no. Ora in questo caso mi ha dato del legno. Sicuramente voi sapete molto di più di me come funziona una one block e sapete se questa qui è una buona one block o meno. Comunque sì, da mettere agli atti che effettivamente c'è anche questo da poter fare tra tutte le varie cose. Quindi se volete fare una one block tra amici,
se volete giocare una One Block per i fatti vostri e non avete Minecraft. Comunque queste sono le varie cose che ci sono sul server. Ma se ora mi esce un blocco di diamante e io non posso romperlo perché non ho il piccolo in ferro, cioè cosa succede? Che ho perso tutto, non potrei fare più nulla. Non so come funziona una One Block, non ne ho manco mai visto un video in realtà, se devo dirvi la verità, su una One Block. Non so nulla. Com'è che si vince? Ah! Mi sono preso paurissima. Quel maiale tra l'altro ha rotto la crafting table che avevo piazzato. Come ha fatto? Vabbè, io direi che dopo questo infarto posso anche cambiare modalità. Ciao, pizza, pasta, mafia, forza Napoli. Così, giusto per far capire un attimo al resto del server di dove siamo. E potrebbe star cheatando quello. Mi sa che quello sta cheatando, perché penso che si possa fare anche questo in realtà. Penso che si possa anche cheatare in sta roba. Ah no, le skyblock sono chiuse in questo momento. E vabbè, c'è anche una beta test per una skyblock. C'è una hardcore. C'è anche una beta test per la skyblock, che però per ora è chiusa. Poverini comunque quelli di Epixel, sempre brutalmente copiati, sempre brutalmente scammati. Poverini, non hanno fatto nulla di male per ricevere tutto questo. Perché qua c'è una cesta? È anche copiato male quello che hanno copiato. Effettivamente dal nome io in realtà non è che mi aspetti tantissimo. Però ci sono delle ceste in giro. Cioè sono tipo le chest queste qua che sono piazzate in giro. Com'è possibile? Perché questa cosa? Però è da mettere anche questo agli atti. Server SP per tutti, ce l'abbiamo. A questo punto io direi di andare a vedere anche gli altri server. Questo server per esempio ha letteralmente il doppio dei giocatori. E a questo punto io sarei curioso di vederlo. E cioè, scusami, sono entrato in un server ma sono in creativa. Co-owner Eagle Eye. Interessante. Ma posso andare tipo all'hub? Help, che comandi posso fare? Guarda quanto staff c'è online. Ma come sono un helper? Ma in che senso sono un helper? Scusami, ma sono un helper del server. Ma io sono entrato ora per la prima volta e non so manco che server è. Non so manco cosa si può fare. Ma sono helper. Ma posso bannare? Oddio. Slash ban, ce l'ho come comando? No. Mute? No. Ma che helper sono? Credo che è un server survival dove appunto puoi costruire però. Cioè sei in creativa e fai amicizia con gli altri. Infatti vedi, ne ho trovato uno girando a caso. Salve. Mi sa che è un po' un server dove tutti quanti costruiscono un mega mondo insieme. Ora c'è la gente pazza, io sarei tra i pazzi, che griffano tutti, ma c'è anche chi invece si sta impegnando a buildare. Vabbè, ma io voglio andare a fare bordello di più, però di così. Qua ci stanno troppi admin, troppe cose, voglio andare a vedere di più. Oh, anche questo mi ricorda così a vedere un po' Hypixel. E qua come password ci mettiamo Antonio. Vai, così. Guarda quanto è fatto bene sto server. Che modalità ci sono? Anche qua skyblocks, minigames, survival, creative e un prison. Ok, e io voglio entrare nei minigames, voglio vedere più che altro se c'è gente. Bedwars, guarda qua quanta roba c'hanno. Ma è pieno di roba. Cioè sono un sacco impegnati come server questi. Il problema è che mi sa che non ci sono persone, perché ho visto che il server aveva soltanto 10 player. Sì, purtroppo ora come ora su questo server non c'è nessuno, ma questo non mi leva il fatto che potete venire con amici. Io ve lo sto mostrando giusto a scopo informativo. Qui c'è una quantità di minigame assurda, tra cui anche il The Bridge. Finita la lista di server da vedere, quello che possiamo fare è appunto andare sul sito e vedere qui che appunto ce ne sono altri. Per esempio questo server l'ho visto in un video, è un server PvP. Vedi c'è il practice, puoi anche duellare i tuoi amici. Però purtroppo in questo momento è in manutenzione, quindi non posso mostrarvelo. Ce ne sono anche altri, questo che ha una ragazza come icona, ok? E come vedete ce ne sono tantissimi di server, ce ne sono veramente un sacco, e ogni volta potete andare a ricontrollare questa lista per vedere se ne viene aggiunto qualcuno, e nel caso appunto andarvelo a segnare, andarvelo a prendere. Non so se tra questi server ce ne siano anche proprio di italiani, anche se prima per esempio un italiano in partita ci è capitato. E in questa lista appunto verranno sempre aggiornati, c'è anche una sorta di mini descrizione del server, e ci sono un po' tutti quanti. Il server più importante di tutti è questo Ark MC, che riaprirà il 22 dicembre, che era il server che avevamo visto tra
l'altro nel primo video, ma che da un po' di tempo era chiuso. L'hanno messo proprio all'infuori della lista e al primo posto, suppongo che sia appunto il più importante di tutti per averlo messo qua sopra. E veramente tanta roba, raga, perché vi ripeto, tutto questo è fatto su Google, potete giocare a tutto quello che volete. In più vi basta chiudere e riaprire Minecraft e potete cambiare nome, cambiare skin, fare tutto quello che vi pare. Comunque signori, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel like, vi si vuole un sacco bene, spero che appunto vi abbia aiutato e nulla, ci si becca domani con un nuovo video. Bella.